Oggi tentativo di Château des Dames. Siamo vicino a Cervinia. L'obiettivo è andare là sopra, dietro quella montagna lì. Neve più o meno, sera deve trovare lungo, ma così è. Io e Osva e via. Bene, da qua li mettiamo. Qua la gran becca, tempo buono, passiamo sul torrente, quindi adesso andiamo su, tacchiamo a sinistra, obiettivo là in mezzo. Qua li abbiamo di nuovo tolti, poi di nuovo messi, siamo quasi contro la parete, adesso tacchiamo su di qua, andiamo su lì in mezzo, su al sole. Nel frattempo, guarda, siamo venuti su, laggiù e dove c'è la macchina, sotto la cava. Qua siamo all'imbocco del primo canalone. Non so, un'altra punta lassù. Sì, è quella punta che va a guardare il pallone lì, che c'è anche una gita di là. Qua, pian pianino, vai Osva. Bene, bene, dai, piano. Via, Cervino da questa parte. Spettacolo. Un attimo di pausa, abbiamo già fatto 600 metri in un'ora. Al sole. Al sole. Il Cervino che ci guarda. E oramai siamo come neve ai minimi termini, pendenza notevole. Laggiù c'è un bivacco, lo vedo. Sarà quello? No, è dietro. Abbiamo dovuto scavalcare da un canalone all'altro perché in quello lì non c'è neve, basta. Adesso rimettiamo gli sci e su dentro questo, andiamo fino là sopra, poi traverso a destra e dovremo già vedere la punta. Siamo a 2634. Un'ora e mezza che andiamo. Sono le 7 adesso. Svaldo davanti a fare la traccia. Siamo pendenza, paura. Lì è dove abbiamo scavalcato. La becca che ci guarda. Sono le 7, è un'ora e 45 che pedaliamo, siamo a 2007 di quota, siamo quasi in punta al canalone, un po' di nuvole che aiutano a non arrivare al caldo. Osva, adesso dobbiamo attaccare su qua e saltare qua sopra. Bene, siamo arrivati all'attacco, posiamo gli sci qua, andiamo su quei rampioni a picca. Vado sul difficile. Voilà. Stiamo andando sulla punta, allora vedo
E da così la campanella. E su quella laggiù a fondo. Eccola là. C'è ancora un bel pezzo di cresta. Qua dove sono passato, qua c'è sfasciume il salto. E nella nuvola, pian pianino. Dus dus. Andiamo qua sopra, facciamo la cresta e poi andiamo a fare l'ultimo pezzo di roccia. La sua si mette i ramponi adesso, li ho già messi prima, c'è da fare un traverso adesso di cresta. Prima di arrivare alla campanella dobbiamo salire qua sopra e via, adesso c'è la campanella. Giornata così così va bene. Un po' di nuvole. 3312. Sì, è impegnativa comunque di quella cresta. Non è una passeggiata. Quella cresta dove siamo saliti. Adesso c'è l'ultimo pezzo di roccia. Osva deve venire su. Dai che ci siamo quasi, quasi guadagnata. E cosa che arriva, anche Chateau de Dame già fatto. Oggi 2 giugno 2017. È stata durissima. Un bel giro, dai. Complimenti, voglio. 4 ore e 46, altro che 3 ore. Niente, siamo arrivati in punta. 3438, 6 km 3,50 e 1524 di dislivello. Campana, già fatto. Prossima punta. E ora possiamo chiudere la stagione in bellezza. Bene, bene. C'è un po' di nebbia. Chateau de Dame, già fatto! Osvaldo, che suona una campana. Sono le 10:15. Start. Dove c'è i due puntoni? Sì, siamo saliti da lì sotto, dove c'è due puntoni lì, tutto di cresta, tutto il filo di cresta, su e via. Su e via. Stiamo scendendo. Ok. Adesso lì prendi quelle due pietre lì, ti attacchi su questa qua davanti e vieni giù sotto. Vai di ramponi. Sei via, appoggia il piede sinistro, tiralo giù, sei sotto. Appoggialo, sei per terra, boh. Sei già andato via, sei via, tirati in piedi. Sei a posto. Alzati, mettiti lì in piedi. Girati e sei giù.
Voilà. E adesso ci andiamo a fare la cresta scendere. Sei giù, sei giù. Bene, siamo quasi di nuovo sulla neve. Facciamo il filo di cresta e andiamo giù dall'altra parte. Qua non bisogna scivolare perché c'è un bel salto. Dus dus. Di nuovo la nebbia, di qua no, però si vede la macchina da qua, abbiamo parcheggiato là sotto, nostra discesa. Un casino, siamo a 3293, siamo già scesi 150 metri. Vai Osva, gli sci li abbiamo qua sotto, di sotto. Lasciamoli per la prossima volta. Di quel canalone. Adesso partiamo di qua, andiamo dall'altra parte, lì così scendiamo giù, qua mettiamo gli sci adesso, scendiamo giù e giù a piombo fino là sotto. E voilà. Siamo arrivati fino a qua, adesso ci mettiamo in assetto da porta e andiamo giù fino alla macchina, li portiamo fino laggiù a fondo, dove c'è la cava, dove abbiamo parcheggiato la macchina. Gittone esagerato, bello duro. Cosa che fotografa, questo è il vallone di discesa, oramai siamo ai minimi termini con la neve. Proviamo ad andare giù ancora in 50, 60, 100 metri e poi siamo belle che arrivati. Siamo scesi giù tutto sul nevaio che c'è sul torrente, neve dura, non abbiamo faticato niente, meno male. E quindi ci apprestiamo a concludere la gita, la macchina lì davanti, meno male, ci siamo. Rientro, 2 ore e 40. Grande Osva! Venduto! Bene, qui finisce, adesso inizia la fiesta. È tutto bene quello che finisce bene? Sì, dopo una bella gita, mangiata, adesso rientriamo. Rientriamo a Château des Dames, già fatto! Voilà, spettacolo, bel giro, bella giornata. E voilà. Complimenti Diego, bravo. Alla faccia di quelli che non c'erano. Diego Osvaldo, number one. Ciao. Alla prossima, ciao.